Sì, di Alice? È di Alice? Sì. Va bene. Quale vuoi? La teiera come te. Va bene, aspetta che la ci... Grazie. Prego, mamma. No, non le portare sulla Nutella. Ah, no. Ragazze, buongiorno. Allora, ho appena finito di giocare al cambio look con Barbie e Alessandra, quindi ci siamo divertite un po'. Adesso dopo continuiamo ancora un pochettino, però vabbè, ho giocato un po' stamattina, poi ho dovuto fare i letti, comunque abbiamo fatto colazione, ho fatto i letti, ho fatto le cose basic di casa, perché oggi è domenica, me la voglio prendere un po' più tranquilla, almeno oggi. E... ricordo se ve l'ho fatto vedere lo Scottex che ho presi da Eurospin. Comunque Ale lo adora e vuole sempre lo Scottex con Dracula, questo qua. Se non c'è lui dobbiamo cambiarle lo Scottex, vi ho detto solo questo. E vabbè, l'ho trovato da Eurospin qualche giorno fa, c'era ancora, probabilmente aspettano di finirli perché erano per Halloween, poi non ci saranno più, quindi se li trovate sono... amore, Halloween è finito, è da un bel po' anche. Comunque niente, stamattina volevo aprire un pacco con voi. Ho degli occhiali da paura perché stanotte, per caricarvi questo vlog, l'ultimo che avete visto dell'anniversario del taglio capelli, sono stata sveglia fino alle 2, ragazze, però vabbè, ho detto ne approfitto che è sabato sera e la domenica posso dormicchiare un pochino di più, quindi ne ho approfittato, ci tenevo perché sto pubblicando veramente... Mi interrompe sempre, ragazze, ditemi che sono tutti così, così mi consolate. Dicevo che ne ho approfittato che oggi era domenica e potevo dormicchiare un pochino di più rispetto alla settimana dove mi alzo comunque alle 6, altrimenti non sarebbe stato fattibile. E vi dicevo che ci tenevo tanto, appunto perché sto pubblicando un po' meno da quando appunto sto lavorando di più e quindi... ci tenevo veramente tanto. Sto cercando di registrare un po' di più, ce la faccio, ce la posso fare, però... Allora ragazze, il paccone che è arrivato è questo qui della Levoit, spero di averlo pronunciato giusto, che saluto e ringrazio, mi hanno mandato il loro nuovo aspirapolvere da provare, da vedere insieme a voi. Quindi vado a sballare tutto come sempre, sapete che ormai sono la regina dell'aspirapolvere da quando abbiamo Aaron, che è un cane a pelo lungo, per chi si è iscritto da poco, comunque nuovo iscritto non lo sa. Noi abbiamo due cani, un bassotto di 8 anni e un pastore dell'Asia di quasi 2 anni, a febbraio fa 2 anni, a pelo lungo e color miele, ha un pelo così, quindi insomma gli aspirapolveri non bastano mai, cioè li proviamo sempre, li testiamo sempre molto volentieri, perché con lui vengono messi davvero a dura prova, cioè se un aspirapolvere è valido dura nel tempo, quindi insomma a noi fa sempre molto piacere testarli. Allora, le Voit, questo qua è, vi dico, il modello L
LVAC 200 cordless stick vacuum, c'è scritto proprio qua. Comunque sapete che in info box troverete tutto, quindi codici sconto, link diretto, tutto quello che ho per voi lo trovate sempre qui sotto, quindi andate sempre a curiosare, a guardare. Vado ad aprirlo e ci vediamo tra poco. Ragazze, eccolo qui in tutto il suo... È bellissimo, anche Ale dice. A me piace un sacco per il discorso anche del rullo, nel senso che è un rullo taglia peli, taglia capelli, quindi non si impiglia, no? E questo è sicuramente molto utile per noi con quel peluche lì. E niente, si presenta in questa maniera qua. Adesso sono contro luce, scusatemi, provo a girarmi così vedete meglio. C'è l'accensione che è questa qua. Così. E poi cliccando Eco Turbo va più potente. La batteria, tra l'altro, ha una super durata di 50 minuti, quindi è super duratura. Io ho passato già l'aspirapo. Io ho già passato l'aspirapolvere al piano di sotto, quindi direi saliamo al piano di sopra e vediamo cosa cattura tutti i pelazzi tuoi. Qui c'è l'altra salsiccia incriminata che dorme bellamente e proviamolo. Ragazze, l'ho spento e l'ho staccato giusto per farvi vedere quanto pelo ha preso, solo nel piano di sopra, Vero che i cani comunque di notte dormono in camera con noi, non sul letto assolutamente, però comunque per terra nella notte si alzano, si scrollano, poi si rimettono a cuccia, quindi comunque il pelo cade. E questo è tutto ciò che ho raccolto al piano di sopra, ho fatto tutto, anche dove c'era il divano, ho aspirato anche il tappeto in cameretta, insomma è un mix proprio del piano di sopra. Adesso lo vado a svuotare, tra l'altro ho dimenticato di dirvi che qui indica invece il livello di batteria che si può rimuovere cliccando semplicemente questo pulsantino blu e viene via, quindi comodissimo. Qua vi indica che punto è la batteria e nulla, si può aprire anche solo da sotto, così da svuotare solo quello che ci interessa e continuare il lavoro. Io vado a fare così e poi cioè clicco qua e si aprirà e lo svuoto e poi ci metto questa spazzolina qua per il divano, voglio vedere. Thank you.
ragazze ha aspirato questo. Devo dire poco perché comunque l'avevo già pulito ieri bene bene, quindi c'era qualche pelucchio che non si è appoggiato, ma nulla di più. Ragazze, spero sia piaciuto a voi quanto è piaciuto a me. Semplice, ma cioè di design semplice, ma super forte, super potente davvero. Mi sono trovata bene a pulire anche il piano di sopra, anche il divano, quindi super approvato. Io, se siete interessate, vi lascio tutto qui in info box, come sempre anche un codice sconto, se non erro c'è anche quello per voi, tutto qui sotto. Era un musicante, fantasogno dorato. Io vorrei riuscire a sentirlo. Vieni. Ludo, sto giocando con quella bimba. Vuoi vedere? Va bene. Ragazze, buongiorno. Allora, ho messo il microfonino, questo qua, perché ho pensato, boh, per fare la spesa, magari svuota la spesa, essendo che il telefono lo tengo un pochino più lontano, ho pensato che magari era un po' più comodo. Fatemi sapere in caso se meglio o peggio, ecco. Allora, sono passata stamattina un attimo da Eurospin, perché avevo finito delle cose e ho preso, faccio vedere, mozzarelline, ho preso queste qua, che dovrebbero essere quelle verdi, sono quelle più light, mi pare, non so, non mi ricordo la differenza, mi pare, e quindi questo pacco qua. Poi ho preso due lattine piccoline di carne per Nala, perché Aaron per ora è abolita, sapete, con quel problema che ha avuto. Poi un pacchettone di insalata mista, poi ho preso 10 uova, ho preso anche due confezioncine di panna, perché mi hanno espresso il desiderio della pasta panna prosciutto, e quindi ho comprato due di panna, lo scontrino. Poi ho preso dei peperoni, perché i peperoni arrostiti io li faccio con un pochino, poco d'olio e uno spicchio d'aglio, e tagliate a striscioline, e Fede ne va matto, quindi ne ho presi un bel po' da farne un po', ma almeno per due volte ce li ho. Poi ho preso un po' di yogurtini, ho preso questo qua con le caramelline, ho preso questi qua che piacciono tanto anche ai bambini, al pistacchio, alla vaniglia. Poi ho preso due un po' più per noi, diciamo, al caffè. Poi ho preso un pan brioche per fare appunto le merende anche per la scuola, idem la nutellina per sempre per scuola. Poi un pacco di zucchero, l'altra panna. Poi ho preso due focaccine per pranzo, perché Fede esce alle 2, oggi non aveva il pranzo, così a casa in caso gli faccio la focaccia con dentro la mortadella, che a lui piace un sacco. Infatti ho preso appunto anche la mortadella e del cotto. Poi ho preso queste salsiccette, carne non avevano più nulla, ho trovato solo questo, poi c'erano gli hamburger ma non mi ispiravano. Poi ho preso del cotto a dadini, sempre per la pasta panna e prosciutto, del parmigiano grana, succhi di frutta, di carne ho preso anche, visto che non c'era l'attrito, ho preso questo pesto di salsiccia per fare una pasta un po' diversa o qualcosa, mi inventerò. Poi ho preso un altro succo, in realtà, sì, perché alcune cose sono là sopra, adesso le vado a prendere. Comunque succhi alla pera e questo succo qua, che è buonissimo, ragazze, anche a Fede piace un sacco e quindi gliel'ho ripreso, ananas e cocco. Poi, aspettate che prendo le cosine qua sulla finestra, perché non mi ci stava più nulla nel sacchetto, quindi questi me li sono portati così. E abbiamo ancora le arance, voglia di spremuta, mi sono presa un po' di arance. Poi un paccone di quelli dell'Eurospin di pane,
Ho trovato ancora qualche pezzo di Scottex di Halloween, visto che ad Ale piacciono tanto, gliel'ho ripresi anche a Fede. E patate e i cereali preferiti sempre di tutti. Erano i preferiti di Fede, sono diventati i preferiti di tutti. Basta, questo è tutto. Io adesso svuoto tutto, cioè sistemo tutto e faccio colazione perché ho una fame pazzesca. Ragazzi, allora sono stata un'oretta e mezza a letto. Ho un mal di testa pazzesco. Quindi mi sono messa a iniziare a. Ho iniziato a montare questo video che state vedendo. E poi vorrei farmi una doccina bella calda. Non so se continua a sentire freddo. Ok, mi sono presa il cambio. Lascio tutto così e poi intanto devo tornare e mi vado a fare una bella doccia calda. Non penso laverò i capelli. Non lo so, perché comunque non. Sono andata da poco dal parrucchiere, volevo, insomma, sono ancora puliti in realtà, quindi no, non li lavo. Ho deciso, non li lavo. Ragazze, sono rinata. Doccina fatto, ho legato i capelli e voilà, ho messo questa maglia con il Dolce Vita, anche perché è uscito il sole, quindi non fa. Ecco, è uscito il sole, è passata la nuvola di Fantozzi, comunque è abbastanza bella la giornata, un po' variabile adesso, ma stamattina era tutto sereno. Comunque, prima di andare via, mi sono scordata poi di farvi vedere le Polaroid che abbiamo fatto, è tornato il sole, il giorno dell'anniversario. Non posso farvele vedere tutte perché, appunto, in alcune ci sono i bambini, cioè principalmente per Fede. Però ve ne volevo far vedere alcune, tipo questa qua che è la primissima, adesso c'è il riflesso, che abbiamo fatto al mattino con i regali, quella che avete visto nel vlog. Poi qua ci sono i pancake col cuoricino e qua stiamo portando fuori i cani e c'è Ricky di fondo che lancia il bastone, qua invece ci sta giocando. Qua invece mandiamo un bacio, stiamo aspettando Alessandra che esce da scuola. Vabbè, qua ci sono i bimbi. Qua c'è Aaron supplicante davanti alla fetta di pizza sul tavolo. Qua ci sono anche i bimbi e poi qua c'è la foto con le candeline. Non so se la vedete. Comunque sono venute un po' scurette perché quel giorno lì ovviamente era brutto fuori, quindi in casa, cioè anche accendendo le luci con la Polaroid non vengono molto luminose, ci vuole un bel sole, però vabbè, non importa. E mi sono proprio prefissata di prendermi magari un pacchettino da due di ricariche ogni mese, così quando ci sono delle occasioni, non lo so, speciali. Le ho sempre, ecco, se c'è qualche compleanno, se c'è qualche cosa che voglio immortalare subito con la Polaroid. Adesso questo qua è un album che voglio tenere solo per me e Riccardo, perché ho fatto tipo una cosa di coppia, c'è l'anniversario. Tenete conto che magari andremo a mangiare fuori una volta io e lui, non abbiamo festeggiato proprio il giorno, siamo stati principalmente insieme, quindi magari le aggiungo. E poi voglio comprare degli altri mini album appunto per varie occasioni, no? Vorrei fare tipo una scatola. Sapete quelle scatole decorate belle che ci sono in giro, no? Che vendono anche dai cinesi, ecco, tipo quelle delle scarpe, ma in versione un po' più bellina. E mi sono immaginata proprio tutti questi piccoli mini album, no? Tipo proprio collezione in base al tema. Che ne so, qua siamo più io e Riccardo perché era dell'anniversario. Magari un altro mini album con i due compleanni dei bimbi.
oppure un altro album con foto con i nonni, insomma, tutto un po' così. E quindi niente, non vedo letteralmente l'ora di vederli tutti sistemati nella scatolina. Bando alle ciance, io vado ragazze, tanto venite con me, così finiamo questo vlog, anche se oggi non ho in programma niente di speciale, una giornata tranquilla, sono anche un po' più tranquilla con il lavoro perché tutte le consegne che dovevo fare le ho fatte, quindi posso un po' più dedicarmi a voi in questi giorni. Nel prossimo vlog devo farvi vedere un'altra cosa molto molto carina. E tra l'altro fatemi sapere se avete acquistato l'aspirapolvere, insomma, se vi è piaciuto, scrivetemi qui nei commenti cosa ne pensate. E vi ricordo appunto che in info box trovate tutti i link o codici sconto del caso. Basta, io vado, anche perché stamattina già non ho fatto molto in casa perché avevo un forte mal di testa, quindi non ho fatto granché. Nala, vieni. Nala. Sì, devo andare a prendere i bimbi. Devo andare a prendere i bimbi. Mi aspetti? Mi aspetti? Sono tipo in straritardo. Grafema? No, quello era fonema. Ah, Grafema? il grafema è la lettera scritta nella sua veste grafica, ossia la lettera scritta. Esempio? P. Perfetto. Implicito. È il contrario di esplicito, quindi un finale non chiaramente espresso. Esempio, finale implicito. Ironia? Ironia è una cosa che si dice che non si pensa per far ridere. Esempio, dire a una persona alta 150 cm quanto sei alto. Bravissimo. Ora ditemelo, come si fa a non sbaciucchiarlo di bacini? Eh? Come si fa a non mangiargli questo nasino nero qua? Ma non sei un po' un venduto? Sono le coccole, le coccoluzze vicino al caminetto. Adesso non essere insistente, dai, sono sempre quello delle televendite. No, ma ti ho detto no, ma ti dico di no, ma basta, smettila.